Nicoletta Viziano, presidente del gruppo Giovani Genovesi, può darsi che ci siano i circoli, il tunnel, il casino dei nobili, il Rotary Lion. Sì, ma credo che non abbiano più questo, non hanno più questo potere. Non hanno più questo. Non l'hanno più, lo hanno avuto, ma non lo hanno avuto, magari i nostri genitori, ma la nuova generazione non che una posizione di potere sia la cassa di risparmio. Il potere. Sì. Credo che la fortuna di Carige comunque sia una cassa di risparmio, quindi molti genovesi hanno sempre risparmiato. Quando si dice che il genovese è parsimonioso, è vero, cioè è così. Insomma, questa banca fortemente genovese, che Berneschi è riuscita a mantenere fortemente genovese, secondo lei è un luogo di potere? Non in senso malvagio. No, assolutamente, assolutamente. Io credo che assolutamente, assolutamente sì. Quindi Banca Carige, sono contenta che abbia fatto la scelta di rimanere estremamente radicata nel suo territorio, e credo che sia stata la sua fortuna quello di rimanere in mani genovese e non oltrasemmo. Secondo lei chi sono i politici che comandano? Beh, non mi dica che almeno uno o due ci sono. Se io le faccio il nome di Scajola e di Burlando, preso uno da una, perché appunto dice lei non ce ne sono altri, cioè non è che ci sia una grande scelta. Non c'è una grande scelta, però oltre a loro io non vedo nessuno. Nessuno, e dei giovani che fanno politica proprio è il... Ci sia il vuoto perché siamo rimasti delusi. E questo è triste, perché tra l'altro lei viene da una famiglia dove invece ha avuto un grande... Perché credo che non... siamo rimasti un po' delusi. 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 Questa città non... sembra che non abbia creduto nei giovani, e i giovani non si sono appassionati di politica. Senta, però di fronte a questa delusione, è possibile che non ci sia un qualche cosa che potrebbe farvi ritornare, per esempio, o farvi tornare per la prima volta alla politica? Perché poi se si dice sempre ma a me ha deluso, non la faccio, poi è inutile che ci lamentiamo. Questa è una città dove ci si lamenta molto, no? Quindi perché è già un buon segno. No, siamo ottimisti. Ecco, voi siete ottimisti. Assolutamente. Assolutamente. Un giovane che rimane a Genova, se non è ottimista, cosa fa? Sì, è un eroe. È un ottimista o è... Bisogna credere con l'entusiasmo che si possano cambiare le cose. Cioè, oggi avere un Lorenzo Basso, che è un mio coetaneo, segretario nominato segretario regionale del PD, cioè, è un grande segnale.